Al Pigliacelli l'Alba Monterrey è chiamata alla vittoria che manca dal 6 novembre per lasciarsi indietro il periodo terribile, un punto nelle ultime 5. Trend inverso per il Tagliacozzo che dopo un avvio complicato ha raccolto 10 punti nelle ultime 5. Neanche 10 secondi e l'Alba Monterrey passa in vantaggio con Manuel Di Francesco che dal limite dell'area fa partire un tiro potente e preciso che si stampa sulla traversa e varca la linea. Inizialmente il signor Di Rocco di Pescara non concede la rete, ma su segnalazione dell'assistente cambia la decisione. Il Tagliacozzo prova a rispondere subito con un calcio di punizione da posizione defilata di Torturo. Nessuno sotto porta trova la deviazione vincente. Qualche minuto dopo Francesco Di Francesco si coordina per il tiro al volo, ma non trova la porta. Al 21esimo arriva il raddoppio dei padroni di casa. La difesa ospite libera l'area su un cross dalla sinistra. Nallira da dietro calcia potente e trafigge Oddi. 2-0. Subito dopo, Di Francesco per Di Silvestre, tiro debole. Al 34esimo, Torturo riaccende le speranze del Tagliacozzo. Azione personale del numero 10, che prima porta a spasso l'intera difesa e poi incrocia alla perfezione, facendo 2-1. Non può nulla Bartolomei. Sul finire del primo tempo, Davide Di Rocco si gira in area, ma Bartolomei blocca a terra. Si va a riposo sul 2-1. Con le riprese di Manuel Centurame passiamo al secondo tempo. Al decimo il signor Di Rocco concede il penalty agli ospiti per un fallo ai danni di secondo. Dal dischetto Torturo alza la sfera, quel tanto che basta per la doppietta. L'Alba Monterrey non ci sta e prova a spingere. Nallira sfiora il vantaggio al sedicesimo su una palla vagante in area, Oddi si oppone. Dall'altra parte una deviazione sporca un tiro di De Luca e per poco non beffa Bartolomei, che risponde presente ad un tentativo di secondo sul corner successivo. Alla mezz'ora Francesco Di Francesco raccoglie un cross dalla destra e conclude. La difesa ospite fa muro. Di Luca scodella in area al 44esimo, ma Aristeo di testa non colpisce bene. Blocca Oddi. Finisce 2-2, un punto che fa più bene al Tagliacozzo vista la classifica e le due reti di svantaggio dopo 20 minuti. L'Alba Monterrey deve lavorare sui blackout per tirarsi fuori dalle posizioni della bassissima classifica. Mister, dopo il 2-0 c'è stato un blackout della squadra, ma avvengono forse troppo spesso i blackout quest'anno? Beh, in realtà non ci siamo mai trovati in vantaggio sul 2-0, quindi pratica niente, siamo passati in vantaggio per due volte, la partita si era messa benissimo, poi abbiamo preso un gol che dovevamo prendere a fine primo tempo e comunque poi abbiamo preso anche il secondo su un calcio di rigore che mi hanno detto i ragazzi che era inesistente, infatti lo voglio rivedere, però nonostante questo sul 2-0 abbiamo creato un'altra palla gol. Secondo tempo ne abbiamo create altre 3 o 4, adesso non mi ricordo, quindi nel senso non, sì, abbiamo sbagliato magari sui due gol presi, di cui ripeto uno era un rigore che mi hanno detto che non era, però abbiamo cercato di vincerla in tutti i modi. Mister, si può dire che un bicchiere è mezzo pieno visto che dopo 20 minuti eravate in svantaggio per 2-0? Sì, perché comunque la partita si è messa subito male, tra virgolette, con due nostri errori, e quindi diciamo che sì, mezzo pieno, però mezzo pieno, mezzo vuoto, magari sul 2-0 con tutti è difficile poi portare a casa perlomeno un punto, quindi rimaniamo soddisfatti sapendo che sia Alba Monterrey che noi, oggi a loro mancavano 3-4 persone e a noi altrettanto, essendo un giorno tra virgolette lavorativi per tanti ragazzi.